Da dove è nata l'idea di voler conoscere i tuoi parenti? Perché hai deciso di rintracciare la tua famiglia? No, parla per chi non va già stato italiano, né? Suo padre era già cittadino italiano. Io ho sempre chiesto, c'era un passaporto italiano e tal. Só que através de você, quando você contou a história da minha família, foi que eu comecei a ter muito interesse em realmente vir aqui buscar a minha essência. Eu sempre voluto ter o passaporte italiano e quando nós nos encontramos, abbiamo rintracciato e spiegato a lui tutta la storia della famiglia, il legame storico familiare, e quindi è nata dentro di lui la volontà di venire qua e raccontare la sua storia, no? E capire la sua storia. Fala que é muito importante para mim fazer esse desgaste da minha raiz, da minha essência, porque isso, de certa forma, acaba mexendo um quebra-cabeça da minha trajetória, da nossa família. E que tudo que fizeram lá atrás reflete no que eu sou hoje. Questo per lui è una cosa importante, perché secondo lui capire questo processo storico è come montare un puzzle che mancava un pezzo, e quindi tutto ciò che è stato fatto, ha scoperto che tutto ciò che è stato fatto, che facciamo oggi, nel futuro c'è un cambiamento, c'è un perché, e lui sta capendo il perché di tante cose adesso. Quanto la sua famiglia ha influito sul fatto di farla andare alla ricerca delle sue origini in Italia, precisamente delle terre di San Giovanni? Influenciato muito em todos os que a gente está aqui. Então eu estou sempre privilegiado de estar aqui, mas todos querem ficar. Então eu só fui primeiro, mas todo mundo vai vir aqui. Lui ha detto che basicamente tutti hanno influenzato e lui è stato il primo, però tutta la gente a casa vuole venire qua e lui è stato il primo a mettere i piedi qua, però tutti quanti verranno qua a conoscere la loro terra. Quanto è orgoglioso di aver ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di San Giovanni a Pio? Quanto orgoglioso di essere stato io a conoscere. Cara, eu vou te falar uma coisa que pra mim foi uma conexão muito forte, assim, engraçado que eu recebi no Brasil já, né, em São Paulo, Goiânia, Brasil, só que aqui tem um apelo especial, né, tem um apelo especial porque, de certa forma, é como se fosse assim, saíram daqui e aí eu pude voltar e trazer esse, entende? Não falo troféu, mas seria esse reconhecimento. Per lui è stato speciale perché lui ha già ricevuto cittadinanza onoraria di tante città, come San Paolo ad esempio, però per lui tornare qua è come fare un riscatto storico e tornare a casa con una cosa speciale, perché è parte di sé, non è un titolo qualunque, ma è un titolo della sua città che racconta la sua storia. Come si fa a raggiungere 20 milioni di colloqui? Come você faz para chegar a 20 milhões de seguidores? Não existe fórmula, é mágica. Não c'è uma fórmula, forse é mágica. Quanti anni hai, possiamo dire, dal nostro pubblico? Não te pode contar quantos anos você tem? Pode, fare 28. 28 anni. 28 anni. Sei in Italia, in queste terre di Bosco, di San Giovanni, in cui l'amore. Se sono casato, sto aspettando il mio figlio. Lui è sposato e aspetta il primo figlio adesso. È più bello avere 20 milioni di follower o ricevere la cittadinanza onoraria del comune di San Giovanni a Pio? È meglio ricevere la cittadinanza onoraria o avere 20 milioni di seguitori? Sono valori molto relativi e molto soggettivi, né? Eu acho que não é o melhor ou o pior, é um complemento ao outro. São dei valori soggettivi e visioni diverse, porque uma coisa può completare l'altra, ma effettivamente ha il suo spazio ciascuno. Ritornerai a San Giovanni a Pio? Sim, quero comprar uma casa aqui também, inclusive. Lui sì, e fra pochissimo si comprerà una casa qua, per la famiglia. Una domanda. La concorrenza, Bob Sinclair, cosa ha? Concorrenza, Bob Sinclair, mi piace. Gosto molto, sono amico dele, inclusive. Mi piace, è un grossissimo amico suo.
Siete amici, quindi vi conoscete? Si conosce. Quiz? Sì, sono amici. Cosa ne pensi l'anno prossimo a Scario di fare un incontro? Un mega rave? Alok e Bob Sinclair. Sì, ci sono subito, basta proporre. Ecco, l'umore di Scario in esclusiva internazionale, una cosa, come la vedete? La freccia di un mare in esclusiva internazionale, esatto. Va bene. Siamo d'accordo. Okay. Ma tuo figlio dirai che sei originario di San Giovanni a Tiro, lo porterai qua? Suo figlio va a essere suo scarico, si va a trasferire qui? Claro. Até porque aqui, como eu já tinha falado antes, é o lugar onde eu sempre fui tirar minhas férias, né? É na Itália. Não só pela comida, mas eu acho que pela receptividade do povo italiano. Eu acho que é um povo mais caloroso por cima aqui na essência do Brasil. Ah, questo viaggio in Italia sarà un po' il prossimo brano musicale. De repente essa viagem que você fez aqui saiu uma música nova? Sim, é verdade. Pode ser que sim. É isso. Pra mim, o que me inspira a fazer música são exatamente momentos como esse. Sim, senz'altro, porque per lui criare le canzoni sono esattamente momenti come questi che gli portano ispirazione. E la domanda che ho fatto prima cosa ha detto? Del figlio, se dire. Lui aveva risposto di sì, anche perché è un modo di continuare la storia. Perfetto. Quindi noi tutti aspetteremo un prossimo brano tuo con un'influenza musicale San Giovannese. Bellissimo, speriamo, ma questa musicale legato. Almeno un riferimento al comune di San Giovanni a Tiro. Pelo menos com uma referência de San Giovanni a Tiro. Então, agora eu preciso de ajuda de compositores italianos. Adesso lui cerca una mano dei compositori, degli autori italiani per fare qualcosa di nuovo. Grazie, no. Solo una cosa, visto che qua abbiamo Cilento e Golfo di Policastra, serve un saluto a tutto il Cilento e il Golfo di Policastra. Un sì. Abbraccio per Cilento e più solo del Golfo di Policastra. Faccio un cada vez, eh? Un saluto al Cilento. Cilento no, al Cilento. No, un saluto al Cilento. Vedi che mo mi sembra. Golfo di Policastro. Okay. Un saluto al Cilento e Golfo di Policastro. Noi salutiamo tutti.